Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, mercoledì 29 luglio, si venera Santa Marta di Betania. Marta era sorella di Lazzaro e di Maria. Era questa una famiglia molto distinta e caritatevole che Gesù molto amava e sovente onorava con la sua presenza. Alla morte del fratello Lazzaro, le due sorelle però rimasero molto contristate e non c'era chi potesse consolarle nel loro dolore. Ma quattro giorni dopo, ecco arrivare il maestro. Marta, narra l'evangelista San Giovanni, appena seppe della venuta di Gesù, gli andò incontro, mentre Maria se ne stava in casa a piangere. Disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che tutto quello che domanderai a Dio te lo concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gesù, per rinfrancare la fede di Marta e di Maria e per mostrare ai giudei che egli era veramente padrone della vita e della morte, giunto al sepolcro, disse ai circostanti: togliete la pietra. E a Marta, che gli osservava: Signore, già puzza, perché da quattro giorni è lì. Gesù rispose: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù richiamò in vita Lazzaro e molti giudei, conclude l'evangelista, venuti da Maria e da Marta, avendo visto quanto aveva fatto Gesù, credettero in lui. Molto probabilmente Marta fu presente al Calvario con sua sorella Maria e con lei vide il Salvatore risorto. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Marta con la sorella e il fratello Lazzaro fu dai giudei gettati in mare perché venisse sommersa dalle onde, ma la nave, miracolosamente protetta e guidata, giunse incolume nel golfo di Marsiglia. In questa città Marta fondò una comunità di vergini che governò santamente finché, ricca di meriti, morì il 29 luglio dell'84. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo e quindi dal sito del Corriere della Sera e dalla Repubblica. Iniziamo con il Corriere della Sera, con la Repubblica, scusate, che oggi apre con Roma, caos rifiuti per assenteismo e mezzi rotti, Renzi senza cambio di rotta, voto in primavera. Ed ancora vediamo le altre notizie riportate. Vittorio Gassman, una lettera su Roma, amore e odio per la città eterna, il video esclusivo sulla Repubblica. Ed ancora Italcementi passa in mani tedesche, Presenti cede quota del 45% a Heidelberg, il leader del calcestruzzo vende per 1,67 miliardi. Azzollini, dietro Front PD, voto di coscienza su richiesta di arresto. In giunta i Dem avevano detto sì, oggi parola all'Aula del Senato. Decreto enti locali, via libera dal Senato, sì a fiducia su testo, con tagli alla sanità. Boschi, riduzione di 2,3 miliardi d'accordo con Regioni. Bonino, Pannella sbaglia, sono radicale, lui l'aveva espulsa dal partito, il colloquio dopo la sfuriata del leader. A Bari picchiano immigrato per rapinarlo, della merce salvato dai passanti. In Salento il tentativo di affogare un ambulante, l'indifferenza della gente in spiaggia. Torino, convegno islamico in comune, leghisti portano via tappeto di preghiera, la rabbia di Fassino, un atto indecente. Orbetello, Agonia Laguna, 200 tonnellate di pesci morti, 15 milioni di danni, chiesto lo stato di calamità. Incendi in Gallura, hotel e case evacuati, turisti in fuga sulle spiagge, statale chiusa, roghi da Olbia a San Teodoro, alimentati dal vento caldo, da domenica risaliranno le temperature. L'odissea del volo Firenze-Palermo, bloccati in aeroporto per quasi 20 ore. Riforme, PD, Fisco e Renzi, Speranza e Report TV, appunto casa, giù solo redditi bassi. Verdini nel PD, film dell'orrore. Renzi, nel 2017 tassazione sul profitto scenderà al 24%, più bassa che in Spagna, la conferenza degli ambasciatori italiani. Scioperi, Camusso attacca il Premier, campagna estiva contro i lavoratori. Intercettazioni, Grasso, strumento da non limitare, ascolti tra privati legittimi, passa rinvio, DDL penale, poi previsti tempi
contingentati. Grecia, Corte Suprema, chiede processo per alto tradimento contro Varoufakis. L'accusa aveva un piano su Grexit. Ok, a riapertura della borsa, ma tempi incerti. USA scienziati, soppa i Terminator con i robot killer, l'umanità è a rischio. È sempre in USA, voleva fare strage in spiaggia con uno zaino bomba, arrestato in Florida, simpatizzante dell'IS. Ed ora passiamo al Corriere della Sera. Vediamo come apre rispetto alla Repubblica, apre con la notizia sul sindaco rimpasto giunta dopo gli scandali, Roma, la nuova giunta di Marino, c'è anche il paladino della TAV e l'incontro con gli ambasciatori, fisco, l'annuncio di Renzi, nel 2017 la tassazione sul profitto scenderà al 24%. Italcementi, venduta ai tedeschi di Heidelberg, industria italiana. Ed ancora vediamo sul Corriere quali altre notizie sono riportate. Una notizia dallo Zimbabwe, se il re della foresta viene ucciso da un dentista americano. Ed ancora sanità, passa il decreto sui tagli, boschi concordati con regioni. Il voto in Senato su decreto di legge, enti locali ottenuto con la fiducia, approvato il pacchetto di misure sulla sanità, polemiche con regioni e medici. Arresto a Zollini, la PD cambia rotta, votate secondo coscienza. Mercoledì in Senato si decide sulla richiesta di domiciliari per l'esponente del nuovo centrodestra per il crack delle cliniche in Puglia. La sentenza, Libia, condannato a morte Saif al-Islam, figlio prediletto di Gheddafi. Nella Repubblica, nel sito del Corriere viene riportato anche chi è, ed ancora la sentenza Calciopoli, la Cassazione dimostrata l'associazione a delinquere, anticipate le motivazioni con cui la Suprema Corte ha decretato la prescrizione per Moggi e Giraudo, ma senza chiedere la modifica della condanna in appello. Incendi in Gallura, case evacuate, turisti in fuga, ecco la fotonotizia, roghi si sono registrati da San Teodoro a Porto Istana, la costa a sud di Olbia, chiusa la statale 125 che collega Olbia a Murta Maria e San Teodoro. La Farnesina, frontalieri discriminati a Roma, e Roma convoca l'ambasciatore svizzero. La crisi greca, il caso Varoufakis in Parlamento, altro tradimento, il procuratore della Corte Suprema inoltre al Parlamento una richiesta di citazione in giudizio contro l'ex ministro delle Finanze per il piano B di uscita dall'euro e ritorno alla dracma. Svezia, risolto il mistero del mini sub russo, era un relitto del 1916. È morta Nunchi, questa è una notizia curiosa, l'ultimo cavallo selvaggio di Cristoforo Colombo. Mediaset chiede a Sky i diritti di ritrasmissione dei suoi canali, ma l'Agicom vale solo per la RAI. Dopo la decisione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha regalato la materia tra RAI e Sky, i diritti valgono almeno 100 milioni. Blitz a Torino, no a moschea in comune, leghisti tolgono tappeto per la preghiera. Il sindaco Fassino aveva allestito una sala per i musulmani partecipanti al Global Islamic Economic Summit. Odissea del voto Firenze-Palermo, partito con 19 ore di ritardo e notte in due scali, disagi negli aeroporti toscani. Ed ancora Molise, crolla la cupola di una chiesa, muore operaio, l'incidente durante i lavori di restauro, altri due operai sono rimasti feriti. Medio Oriente, infine Gerusalemme, Hamas proclama un giorno di collera per gli scontri dopo gli incidenti appunto nella spianata delle moschee dove, ricordiamo, un giovane è morto. E adesso torniamo alle notizie sempre nazionali
dal mondo passiamo al Messaggero, vediamo oggi la prima pagina del Messaggero e poi passiamo all'interno nelle notizie regionali. Vediamo oggi il Messaggero come apre, Roma, ultima sfida per Marino. Il sindaco presenta la giunta bis con 4 nuovi assessori, Renzi mi giudichi dai fatti, Sel fuori dalla maggioranza, il premier fiducia a tempo, serve la svolta in pochi mesi. Nella fotonotizia in centropagina, appunto, Libia, Tobruk non riconosce la sentenza, Tripoli condannato a morte, il figlio prediletto di Gheddafi. Ed ancora sanità, tagli per oltre 2 miliardi, società, l'aliquota giù al 24%, decreti anti, decreto enti locali, ok alla stretta dopo la fiducia del Senato. Entriamo all'interno del Messaggero, in primo piano, Marino nomina 4 assessori, Renzi mi giudichi da ciò che faccio, appunto, ha dichiarato la nuova squadra per affrontare la fase 2, la promessa in 6 mesi cambieremo la città, Sel ormai è ostaggio del PD. E nel sommario, in 2 anni cambiate 9 pedine su 12, adesso in squadra nessun romano, mai sentito pressing per le dimissioni. Ed ancora la proroga a tempo del premier, scettico sulla Pax Romana nel PD, il leader concede qualche mese in più alla giunta, formato Orfini, rimandata la rottamazione della nomenclatura spezzando i potentati. Marino, ostaggio dei nuovi equilibri del commissario a fronte di 2 uscite, nessun renziano in squadra ed ancora un sottosegretario esplicita i dubbi di Palazzo Chigi, tra 3 mesi saremo punto e a capo. Vediamo nel taglio basso, finanza creativa e derivati, ritorno 7 anni dopo, il vice sindaco e il bilancio di Causi, ancora l'ex bersaniano piemontese che dà battaglia all'antimafia. Vediamo ancora avanti, sempre nel taglio basso, le imprese del maestro di strada che volle farsi sindaco di Napoli per quanto riguarda la scuola, e sul turismo la nipote del fondatore Caritas per spianare la strada al giubileo. Entriamo ancora all'interno del Messaggero, Esposito, nemico dei Notav, sogno l'ATAC ad alta velocità, torinese devoto a Cavour e alla Juve, ho fatto via vita di curva, leodate e prese, commissario dei PD a Ostia, se dico che come Reggio i calabresi si offendono. E per quanto riguarda le frasi appunto del colloquio, per il giubileo dobbiamo rientrare nella normalità, mi sono dato 90 giorni da oggi, altrimenti lascio, convocherò tutti i sindacati e chiederò un passo indietro, sono pagati da domani, non si può, dai romani non si può andare avanti così, meglio che i privati abbiano la maggioranza delle quote, su questo sono più drastico di Marino. E vediamo ancora la polemica, anche Le Monde contro Roma, il caso Olimpiadi dietro le quinte, Parigi e forse Los Angeles contendono la capitale, l'assegnazione dei giochi del 2024. Primo piano ancora sanità, stretta da 2,3 miliardi su forniture, analisi e ricoveri, il Senato vota la fiducia, rischieranno sanzioni i medici che prescrivono prestazioni specialistiche non necessarie. Il retroscena, numeri rassicuranti, il PD accelera e non serve il soccorso di Verdini, a Palazzo Madama la maggioranza ottiene il risultato senza aiuti e tenta lo sprint sugli altri provvedimenti. L'ex senatore Azzurro oggi formalizza il gruppo che tornerà utile a settembre quando sulle riforme ci sarà battaglia. Serve il pilastro integrativo, rivedere le detrazioni fiscali, la proposta del leader di Confindustria per assicurare sostenibilità al sistema. Il nuovo modello basato su libera scelta di cura e integrazione pubblico-privato. La filiera industriale del comparto, già molto penalizzata con nuovi tagli, tante imprese andranno all'estero.
Ed ancora nel taglio basso, la fotografia, partecipate, allarme della Corte dei Conti, in 7 regioni bilanci in profondo rosso, in Sicilia le perdite triplicano gli utili, male anche in Umbria, Campania, Calabria, Molise, Lazio, Abruzzo, pesa l'organico. Ed ancora in primo piano nel 2017, tassa sulle imprese al 24%, Renzi annuncia l'intenzione di ridurre l'aliquota sugli utili delle società, portandola ad un livello più basso della Spagna. Il messaggio ai colossi internazionali: l'Italia è un paese su cui conviene puntare per spostare produzioni industriali. E da sciogliere il nodo delle coperture, prime indicazioni a settembre con la legge di stabilità. Andiamo ancora avanti, arresto di Azzollini, il PD Libertà di Voto, oggi in aula al Senato la conta sulla relazione della Giunta, Nuovo Centrodestra chiederà lo scrutinio segreto, il senatore potrebbe salvarsi, Zanda scrive infatti al gruppo Dem, invito tutti ad esprimersi secondo il proprio convincimento, almeno la metà verso il no. Riforme, intercettazioni, appello di Grasso, sui poteri serve un accordo politico alto. Renzi, entro il 15 ottobre il via libera al nuovo Senato, vedremo se servirà un passaggio ulteriore alla Camera. Nel taglio basso il personaggio, il testamento di Mario D'Urso a Bertinotti, 500.000 euro, il lascito a sorpresa nelle ultime volontà dell'avvocato di casa nel jet set, tra gli altri beneficiati la nipote di Cori Aquino. Ed ancora dal mondo, Erdogan, impossibile la pace con il PKK, ISIS nato con Ankara, ribelli curdi sparano sui militari, continuano i raid dei caccia, al vertice dell'alleanza espressa forte solidarietà alla Turchia. Ancora dal mondo, Tripoli condanna a morte il figlio preferito di Gheddafi, Saif al-Islam, è stato arrestato nel 2011 mentre fuggiva e rinchiuso a Zintan, ma le milizie vicine a Tobruk non vogliono consegnarlo, Libia nel caos se viene giustiziato. Questo è il caos, ancora avanti nel taglio basso le storie, fughe, arresti, asili politici, così si è disgregato il clan di 2 mogli e 8 figli, solo Saif era rimasto in Libia, i guai giudiziari dei discendenti e il giallo di Anà. Vediamo ancora nelle cronache invece, università, la fuga dei test di accesso in 2 anni, meno 35.000 crollano gli iscritti alle prove per la facoltà a numero chiuso, finito il fascino di architettura, candidature quasi dimezzate. Ed ancora a scuola, il piano assunzioni parte sul sito del Ministero. Nelle cronache ancora, frontalieri, tensione con la Svizzera, la Farnesina convoca l'ambasciatore di Berna per le misure introdotte dal Canton Ticino a carico dei lavoratori italiani. La replica lo riteniamo un gesto esagerato anche perché nessuno ha mai fatto ricorso. Roma, violati gli accordi europei sulla libera circolazione delle persone, ogni giorno in 60.000 varcano il confine. E questo in centropagina la foto notizia appunto dell'inferno di fuoco in Sardegna, il caso ancora a Torino, la Lega caccia i musulmani in preghiera, come abbiamo visto anche sul sito della Repubblica e del Corriere, smantellato in comune uno spazio di culto allestito per alcuni ospiti, il sindaco Fassino, un atto indecente. E vediamo adesso la pagina dell'economia tra le notizie in prima pagina, OPA di Heidelberg sull'Italcementi, accordo raggiunto tra Italmobiliare e il colosso tedesco per la cessione del 45% della società italiana del cemento. L'azienda valorizzata 3 miliardi verrà cancellata dalla borsa e presenti appunto dei presenti 1,6 miliardi, il 5% del nuovo gruppo. Questi i dati nella prima pagina dell'economia, appunto sulla notizia poi riportata anche da altri dai siti sul libro.
Italcementi e appunto la cessione. Ed ora ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del meteo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora quali saranno le previsioni per oggi e domani? Allora, la situazione continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorisce ancora temperature piuttosto elevate sulla nostra regione, come accade ormai da inizio mese, possiamo dire. Quindi è proprio questo che colpisce, Elisa, la persistenza di questa ondata di caldo che non ha ovviamente, non si registrano valori record, valori molto elevati, tuttavia proprio la persistenza, insomma, è quella che la cosa che colpisce di più di questa situazione, e non cambierà di molto la situazione nei prossimi giorni. Mentre le regioni settentrionali saranno sfiorate dalle correnti atlantiche che non solo manterranno temperature, insomma, più basse rispetto alle nostre zone, ma favoriranno anche degli episodi di instabilità. Non cambierà di molto, ripeto, la situazione al centro-sud e sulla nostra regione, continuerà a fare piuttosto caldo con valori anche elevati sulla Valle Peligna e nelle principali valli del versante orientale, ma anche sulla Marsica, insomma, temperature massime superiori ai 32-34 gradi, quindi una situazione questa che sarà aggravata, diciamo, invece dall'afa, soprattutto lungo la fascia costiera, quindi caldo e afa lungo la fascia costiera con valori più bassi rispetto alle restanti zone, ma comunque invece temperature più elevate invece sulle zone interne e nelle principali valli della nostra regione. C'è una piccola novità, se così possiamo dire, e riguarda la giornata di venerdì, perché c'è da registrare un temporaneo cedimento della struttura di alta pressione e questa situazione potrà favorire dei temporali pomeridiani soprattutto sulle zone interne, sulle zone montuose, ma localmente nel pomeriggio sera di venerdì non si esclude qualche sconfinamento di questi fenomeni verso il settore orientale, ma non si tratta di un peggioramento organizzato e avrà breve durata, perché proprio nel fine settimana, almeno alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, l'anticiclone nordafricano si espanderà ancora di più verso le regioni centro-settentrionali, quindi favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature. Quindi questa situazione continuerà ad essere pressoché invariata anche probabilmente nel corso della prossima settimana, quindi proseguirà il dominio dell'anticiclone e il caldo continuerà ad essere anche abbastanza fastidioso, soprattutto lungo la fascia costiera, per via dei tassi di umidità piuttosto elevati, Elisa. Bene, grazie Giovanni, grazie, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Un buon lavoro a Giovanni De Palma, perché ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e anche il profilo Facebook di Giovanni De Palma, quindi per quello personale potete così postare commenti, porre domande, insomma chiedere informazioni e essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra seconda parte di Mattino 6, apriamo adesso con le notizie regionali, vediamo il centro e le prime quattro pagine dedicate alle quattro province. Apriamo con la provincia di Pescara, vediamo oggi la prima pagina. Come apre, rapinate con il coltello in centro, due ragazzine che andavano al mare costrette a consegnare la borsa. In centro pagina, l'altra faccia della festa a Pescara, campo e pista d'atletica danneggiati dal concerto di Jovanotti. All'interno invece nelle cronache, senza biglietto aggrediscono i capitreno, stranieri denunciati, ed ancora gli anziani assediati dall'AFA alla casa albergo, condizionatori rotti. Maragno ritira gli aumenti dell'IMU, marcia indietro, ed ancora a scuola 740 posti per i precari, domande fino al 14 agosto, i trasferimenti dei dirigenti abruzzesi. Passiamo alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto.
Vediamo come apre la prima pagina del Centro Oggi. Ateneo, stop al supercontratto. Chieti, il CDA smentisce il Senato, il DG del Vecchio non resterà 3 anni. In centropagina, il mistero della strage di Brescia risolto a Chieti grazie a una foto, la perizia che ha portato agli ergastoli. Nelle cronache, maxi furto, soldi e Maserati rubati mentre in casa dormono. Caso Confcommercio, nuova accusa al processo di Allegrino ed ancora in vasto muore travolta a Pollutri. Oggi i funerali della donna investita. Vediamo adesso la prima pagina dedicata invece alla provincia di Teramo. Vediamo come apre, con quali notizie oggi. Nei guai 10 assenteisti dell'ASL. Da Atri timbravano l'ingresso e subito uscivano, indagati per truffa. In centropagina, i dirigenti del Savona, la partita con il Teramo non fu combinata, l'inchiesta sul calcio sporco. Nelle cronache, liste di attesa, l'ASL si affida a Radio Sanit con 500.000, famiglie morose, il comune dà l'ultimatum per quanto riguarda le mense e i scuolabus. In Giulianova, preside ordina il silenzio sul sabato libero, decisione segreta. Ed ora l'ultima prima pagina dedicata appunto alla quarta provincia, quella dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo come apre. Mazzette, la banda del 10%, l'Aquila, la tariffa per gli appalti, gli indagati di Pulito, non c'è niente. E la fotonotizia in centropagina, folla ai funerali, musica della banda e applausi, Pratola dà l'addio al neolaureato. Nelle cronache, grandi rischi, il 19 novembre la Cassazione, ed ancora perdonanza per l'apertura, si cambia piazza, gli archeologi trovano l'antica via dei Romani in Avezzano. Ed ora passiamo al il quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo la prima pagina e poi le notizie interne anche dedicate alla regione. Nella pagina appunto dedicata alle notizie regionali, vediamo La Città oggi apre con la notizia su Savona Teramo, negata quindi la combin, gli ex consulenti liguri ascoltati in procura respingono le accuse e smentiscono Corda. In centropagina, Castelbasso, agosto in jazz nel Borgo dell'Arte, poker di concerti. Ed ancora assenteismo l'ASL, 10 indagati timbravano il cartellino e andavano a fare la spesa. In breve, sanità, ospedale unico, onorante tuona contro i ritardi, Roseto degli Abruzzi, aziende piegate dalle tasse, Pavone nega, Martinsicuro, la spiaggia per cani parte col piede sbagliato. Entriamo all'interno della città, il politico si lamentava di Andrea Polisini, spuntano le intercettazioni che hanno portato ai 5 arresti da parte della DDA dell'Aquila. L'inchiesta e i reati contestati dalla procura vanno dalla truffa alla corruzione. Nei guai anche i costruttori Maurizio e Andrea Polisini, tra gli episodi, puntellamenti di edifici nel mirino della magistratura. Quindi spuntano le intercettazioni, gli indagati, altri avvisi di garanzia sono stati emessi nei confronti di tecnici comunali e piccoli imprenditori. E vediamo per quanto riguarda questo articolo il contributo video che è stato realizzato ieri dalla redazione dell'Aquila. Rinnovo l'assoluta fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura, ai quali devo molta gratitudine, perché qui la mafia non è arrivata, la delinquenza organizzata non è entrata grazie al loro lavoro, anche grazie a un'attenzione del territorio, ma anche degli stessi cittadini. Fare presto e fare chiarezza, così il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenta, l'indomani del ciclone della nuova indagine giudiziaria Redde Rationem, che ha portato a 5 arresti e 14 indagati per gli appalti affidati direttamente per puntellare gli edifici danneggiati dal terremoto, sostengono il procuratore distrettuale antimafia Fausto Cardella e il sostituto Antonietta Picardi, grazie a mazzette, pagamenti gonfiati rispetto ai materiali poi impiegati e richieste di denaro per tacere negli interrogatori in procura.
dettagli di alcune vicende illegali scoperte. Protagonista ai domiciliari è Pierluigi Tancredi, ex consigliere comunale dell'Aquila, eletto con il centrodestra che, pur facendo parte della minoranza, a giugno 2009 ebbe per una manciata di giorni un incarico formale come delegato del sindaco per la messa in sicurezza dei beni culturali, appunto i puntellamenti. Incarico durato 48 ore perché si scatenò una rivolta dei cittadini che inondò di sms di protesta il cellulare del sindaco Cialente, che ebbe l'idea di questa nomina. Quella fu una cosa che mi fu sollecitata in un momento in cui non c'era nessuno. Lui, vorrei ricordare, che veniva dall'incarico di presidente, credo, dei, si chiamava Beni Culturali, cara associazione che gestiva queste cose, per cui in quei giorni in cui non c'era nessuno, io vorrei si capisse che eravamo 5 assessori e così via, mi si disse da lui, non ero convintissimo e lo firmai, ma non era commissario alla ricostruzione, doveva seguire fra l'altro non tutti i palazzi, e questo deve essere ben chiaro, ma era solo per lavorare in simbiosi, in coordinamento con l'allora commissario Marchetti per gli edifici vincolati, le chiese e così via. In un'intercettazione ora Tancredi spiega a uno degli indagati di avere bisogno di soldi, non 20.000 euro, 2-3.000 euro per tirare a campare, e poi minaccia: se io non riesco manco più a fare la spesa io scoppio, ovvero minaccia di velare tutto quello che non ha detto EPM nei vari interrogatori della precedente inchiesta Dout Des. Ed ancora su questa notizia, nel taglio basso del quotidiano La Città, il procuratore: serve una normativa per gli appalti ai privati, i reati sulla ricostruzione offendono la dignità dei cittadini aquilani. Ancora di Dirty Soccer, nessuna combin su Savona Teramo, Barghigiani e Cennicola, ex consulenti della società Ligure, smentiscono Corda davanti agli uomini di Palazzi. Nini Corda, l'ex allenatore dei Liguri, aveva parlato di una cena con Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. E anche qui ci possiamo fermare per vedere il contributo video appunto realizzato su queste audizioni. Il servizio, vediamo che quindi tra giovedì e venerdì prossimo dovrebbero arrivare i deferimenti per la vicenda legata appunto alla Savona Teramo. Ascoltiamo il contributo video. Nessuna combin secondo gli ex consulenti del Savona Calcio Marco Barghigiani ed Enrico Cenicola. Si esprime così il legale di entrambi, l'avvocato Paolo Gallinelli, al termine dell'audizione volontaria davanti agli uomini della Procura Federale che era stata fissata per oggi. Hanno deciso dunque di parlare Barghigiani e Cenicola e non l'ex presidente del Savona Aldo Delle Piane, che dunque si difenderà direttamente nel dibattimento in caso arrivasse per lui il deferimento. Il presidente del Savona è stato tirato in ballo dalle dichiarazioni dell'ex tecnico di Savona e Barletta, Nini Corda, nel corso dell'audizione dello scorso 9 luglio. Secondo Corda, in un incontro avuto alla Spezia tra fine maggio e inizio giugno, lo stesso Barghigiani avrebbe detto che la combin per Savona Teramo era andata a buon fine e parte dei soldi della combin sarebbe andata nelle tasche di Delle Piane. Dichiarazioni che oggi sono state smentite da Barghigiani. Ha smentito le dichiarazioni di Corda con riferimento appunto a questa presunta. Il presidente Delle Piane? Certamente, anche. Sono smentita almeno da parte dei miei assistiti qualsiasi combin della partita Savona Teramo. Nessuna combin come invece ha riferito Corda. Quello che ha riferito Corda poi sarà un fatto che riguarderà lui. Certo. Quindi possiamo dire che non c'è stata combin? Gli assistiti hanno smentito poi in assoluto, cioè non possono fare discorsi diciamo assolutistici. Per quanto riguarda loro non c'è stata assolutamente da parte loro nessuna combina, nessun illecito, e c'è di qua nessuna messa denuncia. Per quel che concerne il Teramo, continuano a non emergere fatti che tocchino o riguardino la posizione del presidente Luciano Campitelli. Questo perlomeno per quel che ci è dato sapere. Lo stesso Corda ha dichiarato di non conoscere e non aver mai avuto a che fare col patron biancorosso. Sarà poi il dibattimento a chiarire se gli uomini della procura hanno altri elementi in mano oppure no. Al di là di tutto, resta quella la sede della partita più importante per il Teramo, la partita che potrà dare il lascia passare definitivo verso una Serie B già strameritata sul campo. Una partita che il
Teramo potrà giocare con rinnovata fiducia, anche se Palazzi nel deferimento dovesse chiamare Campitelli a rispondere di illecito e il Teramo di responsabilità diretta. Un fatto praticamente scontato. C'è una difesa che farà la sua parte e ci sono organismi terzi giudicanti che dovranno emettere le sentenze e quelle conteranno. A proposito, i deferimenti che interesseranno, come detto, Campitelli, ma anche il DS Marcello Di Giuseppe, dovrebbero giungere tra giovedì e venerdì prossimo. A quel punto il processo in primo grado sarà celebrato intorno al 10 agosto e la sentenza arriverà appena prima di Ferragosto, 13 o 14 agosto. Circa 10 giorni dopo, intorno al 25 in linea di massima, l'eventuale sentenza d'appello. E nel frattempo, dopo i giorni riservati a chi aveva diritto di prelazione, è cominciata ieri la campagna abbonamenti per la Serie B. Andiamo ancora avanti, Malasanità, timbravano il cartellino, poi facevano la spesa, 10 indagati per assenteismo alla ASL nel mirino della Guardia di Finanza, il distretto sanitario di Atri. La denuncia, le segnalazioni di comportamenti anomali sono arrivate da parte di alcuni utenti. Il riconoscimento Antonio Falò, apicoltore dell'anno a Dazzinano. Liste d'attesa, sindacati contrari all'esternalizzazione, CGL, CISL e UIL criticano la ASL per l'affidamento di 1.300 prestazioni mensili alla Radio Sanit di Roseto. Programmazione, gli utili della sanità potranno essere usati per migliorare l'offerta. E a Teramo l'opposizione si prepara alla battaglia sul bilancio, sale l'attesa per il Consiglio Comunale di domani pomeriggio a Palazzo Città. L'opposizione prepara quindi il terreno bruciato al bilancio di previsione atteso domani al voto dell'ultimo arroventato Consiglio di mezza estate. Andiamo ancora avanti, rimpasto, Civica e Nuovo Centrodestra fanno gioco di squadra domani Dalmati e Tancrediani vanno a pranzo in agriturismo in vista delle nomine e della nuova giunta. Servizio di refezione scolastica, giro di vite contro i morosi furbetti, buoni pasto non pagati ammontano ad oltre 60.000 euro. Provincia, mentre la politica chiacchiera sull'ospedale unico, gli investimenti dei privati se li gode la Turchia. Il rosetano Antonio Norante rilancia l'idea del Global Service e bacchetta il sindaco Mastro Mauro. Ed ancora in vibrata, vediamo controguerra, un ettaro di macchia in fiamme sul lungo fiume del Tronto. In centropagina, la foto d'archivio sotto la vittima Domenico Spinozzi, l'autopsia non chiarisce il giallo del ciclista, nessun malore all'origine del frontale che ha ucciso appunto Domenico Spinozzi a controguerra. Colonnella a 92 anni straccia tutti al torneo di Briscola. Martin Sicuro, la spiaggia per i cani parte con il piede sbagliato, i turisti denunciano la presenza di materiali e la mancanza di strutture idonee. Ed ancora per quanto riguarda la costa, l'amministrazione vende il tiro al volo, il ricavato servirà per realizzare la nuova caserma dei carabinieri. Nel frattempo il sindaco convoca il consiglio sul bilancio per il 7 agosto. E sempre a Giulianova, con commercio, riportiamo la tassa dei rifiuti e i valori della Tarsu 2013. Il caso, la Brannella rimuove i divieti del comune per i cani in spiaggia. E sempre a Giulianova, il comune scippa la manifestazione dell'associazione, Kimbala reclama la paternità del progetto di danza e si rivolge agli avvocati. Ed ora ancora, per quanto riguarda la costa, Roseto, ragazza punta da una siringa al borsacchio, quarto caso in meno di un mese sulle spiagge libere tra Roseto e Giulianova. Negli scorsi mesi in tanti avevano protestato per lo stato della riserva naturale. Pressione sulle imprese, il sindaco Pavone contesta i numeri sulla tassazione forniti dal CNA. E sempre a Roseto, polemica sui numeri della festa di Montepagano, altro che record di affluenza, per le opposizioni la manifestazione è stata un flop. Pubblicata la gara per l'asilo nido di via a Colle, una decisione resa necessaria dalla rinuncia della cooperativa che gestiva il centro. E adesso torniamo al Messaggero con le notizie
regionali. Vediamo la prima pagina del Messaggero dedicata all'Abruzzo, che apre con il gioco delle tangenti mascherate. L'Aquila, l'inchiesta Red Ration, spuntano le consulenze fittizie per pagare Tancredi in cambio degli appalti per i puntellamenti, le fatture dei costruttori per servizi inesistenti. L'analisi, l'occupazione durante la crisi, calo netto ma non crollo, ed ancora la BCC di Cappelle, l'accusa a Borgia, troppe deleghe, voto viziato. E vediamo nel taglio basso ad Avezzano, maturità amara, contestati i voti. E nella fotonotizia, l'escalation, controlli aggrediti, la polizia nei treni del caos. Entriamo all'interno del Messaggero. D'Alfonso annuncia porti, treni e strade collegati all'Europa. Il presidente anticipa: saremo inseriti nella rete Tintin. Da Ravenna a Bari sarà completato il corridoio Baltico-Adriatico. Intanto la Corte Costituzionale boccia la legge regionale del governo Chiodi sul riordino dei territori. Vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, Gran Sasso, scuole e sport, opere pubbliche per 37 milioni, l'elenco degli interventi previsti dal Comune con i fondi del 2015. La ASL, CUP, pagati gli stipendi a 9 dipendenti, la Pezzopane avanza la richiesta di accesso agli atti. L'attività assistenza a domicilio per i pazienti malati di AIDS. Ed ancora tra gli appuntamenti, Barattelli, concerto di fine corso, per donanza la BCC adotta la serata inaugurale con un gioco di luci. Andiamo ancora avanti l'Aquila, ecco le false consulenze per smascherare le tangenti, era questo il sistema per aggirare i controlli e ottenere il denaro. Ed ancora la ricostruzione, palazzo del governo, consegnati i lavori, la parte esterna sarà restaurata con le pietre autentiche sbriciolate. E su questo articolo vediamo anche il servizio, appunto, che illustra l'intervento che verrà fatto. Un'immagine simbolo del terremoto aquilano, il palazzo della prefettura, con quella scritta sbilenca in biligo sopra l'ingresso, osservata in silenzio anche dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Un edificio antico e di pregio completamente devastato, sotto cui le macerie è morta anche una persona. Oggi, oltre 6 anni dalla catastrofe, finalmente la buona notizia. Dopo un lungo e complesso iter, i lavori da 17,5 milioni di euro affidati a Italiana Costruzione e SAC di Roma partiranno il 1 gennaio 2016, con conclusione prevista nel giugno 2017. Un'opera all'avanguardia, hanno assicurato oggi in conferenza stampa l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, il provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Roberto Linetti, visto che l'intervento prevede, oltre ad un attento restauro conservativo, anche la massima coibentazione termica e bellissimi cortili e porticati interni, inoltre, saranno aperti alla città e diventeranno un nuovo luogo di passeggio per l'Aquila che verrà. Noi oggi siamo oggi a proclamare un giorno di festa, ma non solo per la provincia, ma credo soprattutto per la città dell'Aquila, che tornerà ad avere un pezzo di quartiere, un pezzo di territorio importante. Un progetto bellissimo, perché si parte dall'impianto del convento agostiniano, si recupera un palazzo del 400, insieme ad esso si rimette dentro l'Aquila, come ascoltato il presidente della provincia, un luogo per il territorio che è quello della sala dei sindaci. E un palazzo più sicuro, perché quando ho visto la prima volta il progetto, un grandissimo danno e delle aperture su muri maschi che ne avevano indebolito la struttura, adesso invece è ultrasicuro. Ancora dal Messaggero, Avezzano, maturità al classico, chiesti gli atti, i familiari degli studenti della terza E vogliono esaminare gli aspetti della valutazione e giudizi finali della commissione. Interpellato l'ex sindacalista dello SNALS, Pierluigi Palmieri, la vicenda suscita alcune perplessità, vorrei leggere la relazione. Ad Ortucchio cercano pannelli solari ma trovano i carabinieri, Tagliacozzo, incendio la pineta a ridosso delle case. Ed ancora Sulmona pretende soldi dai genitori, cacciato di casa dal giudice. Prato La Peligna, neurolaureato morto, il paese si ferma, una folla commossa ai funerali di Dino Palombizio, tra le note della banda.
Sulmona suicida dal ponte, espianto sospeso. Per quanto riguarda appunto la notizia sul caso, pretende i soldi dai genitori e cacciato di casa dal giudice, terrorizzava padre e madre, nulla facente, voleva sostenere il suo sogno di fare l'attore. Entriamo ancora all'interno, prima pagina dedicata a Pescara, sport, feste e cultura, l'estate va, il giro di boa della stagione, gli albergatori evidenziano in più 15% delle presenze, volano anche i bed and breakfast, decisivo il mix di eventi in programma da giugno in poi, schidato, c'è ancora da lavorare ma la strada è giusta. Le spine, le aiuole adottate dai balneatori, l'assessore Di Pietro propone un patto per l'emergenza del verde bruciato, dalla siccità il comune farà la sua parte. Ed ancora all'interno, controllori aggrediti, la polizia a bordo dei treni regionali, casi in aumento negli ultimi tempi, da ieri in azione pattuglie in divisa e in borghese, controlli anche sui disperati che bivaccano in stazione. Vediamo nel taglio basso l'inchiesta, non spaccio droga, Camplone affronta l'interrogatorio del GIP, il vigile del fuoco negherà anche le estorsioni, il presunto complice Fabrizio Tonelli rientra dalla Spagna. E vediamo ancora incetta di deleghe, indagato Borgia, il presidente della BCC di Cappelle sul Tavo, riconfermato per il terzo mandato, sotto accusa per la gestione dell'assemblea. Nei due interrogatori in procura forniti chiarimenti sulle regolarità della votazione e sull'autentica delle firme. Buoni spesa in cambio dei rifiuti differenziati, Francavilla, due isole tecnologiche per aiutare i villeggianti. Ed ancora la sorpresa arriva da D'Alfonso, la ciambella per Maragno. E andiamo alla pagina dedicata a Chieti, Ateneo confermato del vecchio contratto fino a dicembre 2017, l'ok del consiglio di amministrazione, eventuale proroga anche di altri due mesi. Il rettore, che subentrerà all'attuale, avrà così la possibilità di scegliere. La storia, cane infastidisce la madre e lui gli spara, è stato condannato, un colpo di fucile contro il labrador del vicino, non volevo ucciderlo, il giudice lo multa. La sentenza, sms minacciosi alla ex, deve stare a 200 metri. L'accusa, Allegrino, appropriazione indebita per 68.000 euro, quasi 270 i prelievi e i pagamenti contestati, ora spuntano anche 4.500 euro per una fiera. Vediamo Lanciano, ecco il rinnovato parco diocresiano, tra tre giorni sarà riaperto al pubblico, gestione alla Proloco, presentato il progetto, affidata una concessione per tre anni. Coinvolte le associazioni cittadine della cultura, del sociale e del turismo, previste mostre, recital e presentazione di libri. Agissi, caso Silda, per i lavoratori risarcimento da 283.000 euro. E per quanto riguarda gli appuntamenti, musica, storia e degustazioni, ecco gli eventi in provincia e a San Giovanni Teatino. Lanciano, colpo grosso, rubata una Maserati di lusso. Ed ancora Vasto, Istonia, altri incidenti, arrivano i Rondone, del violento urto, un giovane rimasto incastrato nell'abitacolo. E Lanciano, sempre nel taglio basso, presunto stupro, l'uomo ragazza mai vista. Vediamo la prima pagina dedicata ora a Teramo, scuole comunali, tramonta l'idea del polo unico, saranno realizzate due strutture, una a Piano d'Accio e l'altra a Villa Vomano, sopralluoghi di Brucchi nelle strutture interessate dai lavori per 1 milione di euro. Al via il 14 settembre, varato il calendario scolastico comunale. L'inchiesta, timbrature illegali ad Atri, indagati 10 dipendenti ASL e ancora sanità, diagnostica e liste di attesa, i sindacati alzano la voce. Controguerra, ciclista morto, i risultati dell'autopsia e l'avvertenza, Braga, sono tre i nomi in ballo per sostituire il rettore D'Amico.
Vediamo la pagina dedicata alla costa, Giulianova, Verdecchia, ecco come sarà la Tari. L'assessore al bilancio annuncia una serie di novità che si rifletteranno positivamente sulle tasche dei cittadini. Anche la riduzione dell'IVA per chi assume personale a tempo indeterminato e altri coefficienti del reddito ISEE. Sempre a Giulianova la settimana corta torna come prima, più di prima, ed è ancora bagarre ad Alba. Sagre ha approvato il nuovo regolamento. Roseto, Pavone sfida la CNA, fa solo confusione. In Valvibrata da stasera una settimana densa di eventi. Pineto, associazione di cittadini, pulirà le strade. Ed ancora a Giulianova, accordo per il calcio giovanile, ma si paga. Ed ora siamo arrivati alla pagina sportiva, Abruzzo Sport, vediamo il calcio di Serie B, ufficiale Calaiò alla Spezia, ma si lavora su una trattativa ancora più allettante, il titolo, e se invece tornasse Maniero? Ed ancora l'indiscrezione, il calendario sarà stilato il 25 agosto, Pescara possibile sede del vernissage. Cragno, Virtus, Crecco si stringe e c'è Gian Donato. Cagliari, il portiere ha parlato chiaro, vuole il Lanciano. Il DS Leone insegue il centrocampista classe 96 della Lazio, intanto nel gruppo si sta già allenando l'ex juventino. E vediamo adesso sempre nel calcio di Serie B il Teramo, quindi il Savona, nessuna combin. L'ex consulente del club ligure Marco Barghigiani smentisce le dichiarazioni rese da Corda davanti alla Procura federale. La controreplica dell'ex tecnico: mente sapendo di mentire. Mercato per il nuovo centrocampista Braca, Calvano o Landi. E in centropagina Battisti, la Team Cup dirà quanto vale l'Aquila. Per il DS rossoblù è importante la sfida di domenica al Fattori con l'Arezzo. E con la pagina sportiva ci fermiamo con la nostra rassegna stampa. Adesso il consueto appuntamento con l'oroscopo del giorno. È inutile che chiudiate le comunicazioni con certi amici, perché le vostre responsabilità non potete comunque sfuggirle. Siate più seri e affidabili. Occhio ai sospesi sul lavoro, potrebbero presentarvi un conto salato. Toro, si è risvegliata la vostra fiducia nella vita e in un lampo avete chiaro il vostro ruolo in questo contesto. Approfittate di questi momenti preziosi, riuscirete ad esprimere con chiarezza il vostro vissuto emotivo al partner. Gemelli, le relazioni non sono così calorose come desiderate? Chiedetevi se non dipenda dai vostri comportamenti troppo critici. Se ci sono questioni in sospeso, rimboccatevi le maniche e datevi subito da fare. Cancro, la pazienza e il senso di responsabilità saranno le carte vincenti da giocare nella sfera delle amicizie. State alla larga da un amico opportunista, fate tesoro dei momenti rigeneranti. Leone, sarete sereni e capaci di esprimere ciò che sentite. Gli amici contribuiranno a creare un ambiente caldo e accogliente per farvi sentire a vostro agio. Introducete nella vostra dieta proteine vegetali. Vergine, l'ambiente di lavoro vi stima e vi sostiene e avete idee grandiose da mettere a segno. Felicità sarà anche realizzare i vostri sogni amorosi, in particolare se siete soli e stanchi di esserlo. Bilancia, preparatevi ad una giornata dispendiosa. Si prevedono contrattempi di vario genere, ritardi nelle entrate ma anche spese consistenti. In amore dovrete darvi da fare di più per la persona che più vi piace. Scorpione, piano piano si realizza tutto ciò che desiderate, basta sapere aspettare ed essere tolleranti. Il denaro va e viene, perciò non pensateci troppo, siate comprensivi con il partner.
Sagittario, divertitevi e dedicatevi alle cose che più vi piacciono, senza dimenticare le situazioni che non vi soddisfano completamente. In serata un'aria intrigante faciliterà incontri e avventure. Capricorno, non c'è niente da fare, oggi siete i super favoriti dello zodiaco. Il livello di comunicazione tra voi e gli altri sarà eccellente. Sarà magnifica l'intesa con la persona amata, novità per i single. Acquario, gli astri consigliano di prendervela comoda in questo giorno un po' sottotono. Potreste trovarvi nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ricevere poco. Esaudite i desideri della persona amata. Pesci, questo giorno porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerisce. Se avete un'attività autonoma, puntate sulla comunicativa. Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.